titoli diversi a cui abbiamo giocato sono stati 8. Tra giochi vecchi e giochi nuovi che ci sono piaciuti tantissimo. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo i Giullari, vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per il nostro diario di board game, ovvero tutto ciò che abbiamo giocato nella settimana che per noi è appena trascorsa. E come sempre siamo qui grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon, e quindi se anche voi volete aiutarci a crescere, oltre a lasciarci un bel like, seguiteci sulla nostra pagina Patreon per avere un sacco di contenuti esclusivi cliccando il primo link qua sotto in descrizione. Allora, vi abbiamo già parlato di Patchwork, Paris, la città di Lumière, Calico, Cluster e Unmatched. Anche questa settimana mi sono dimenticato di mettere il coso dall'altra parte. Ma tanto se non lo giro di là, lo giro poi di là, quindi. No, perché dobbiamo... Che profilo preferite? Vedere questo profilo qua questo profilo qua? Perché tanto mi girerò comunque. No. Partiamo subito parlandovi di Aquatica, novità di Cranio Creations, che come sapete abbiamo avuto la possibilità di giocare e provare in anteprima esclusiva per tutta quanta l'Italia. Gioco che, come recita la scatola, è profondo e immersivo, e questa tagline ha fatto molto ridere molti, tra cui Teo, che gli è piaciuta veramente un sacco. E il gioco è sì profondo e immersivo, in quanto è ambientato nelle profondità degli abissi, e quindi c'è questo gioco di parole che mi ha effettivamente molto divertito. Ed è un gioco di cui io l'ho già detto e lo ribadisco ancora, sapevo dell'uscita grazie a Gaming Soon, mi sono informato sul gioco e ho detto sto gioco è una figata colossale, io l'ho subito detto male, e infatti quando c'è stata l'opportunità di appunto con Cranio potervene parlare e soprattutto poterlo provare in anteprima sono stato felicissimo. Sono felicissimo. Nel gioco noi useremo le carte che abbiamo in mano, che all'inizio partita sono uguali per tutti i giocatori, per o acquistare nuove carte personaggio che entreranno nella nostra mano, con le quali potremo fare azioni via via sempre più potenti, oppure potremo o acquistare spendendo monete o comprare utilizzando i nostri punti di forza dei territori. Ho detto comprare usando i punti di forza, invece è conquistare usando i punti di forza. Quindi noi prendiamo anche territori. I territori, oltre a darci potenziali punti una volta che li avremo completamente esplorati, ci danno anche dei bonus aggiuntivi che noi possiamo utilizzare nei nostri turni per avere più monete, avere più forza, oppure far esplorare più in fretta gli stessi territori, perché una volta che li avremo esplorati avremo la possibilità, con una specificazione, di metterceli nel nostro bottino e quindi di effettivamente ottenere i punti vittoria che danno questi territori. Ci sono poi 4 obiettivi comuni a tutti quanti i giocatori, che sono una corsa, perché il primo che riuscirà a soddisfare quell'obiettivo potrà utilizzare una delle proprie mante, che sono bellissime innanzitutto, di plastica sagomate, molto carine. Ognuna di queste ti dà anche un bonus che è molto utile nel corso della partita, per avere quella moneta in più, quel punto forza in più che proprio ti serve per ottenere quella data carta. Però nel momento in cui io ho soddisfatto un obiettivo, se voglio mi depotenzio un po', perché devo rinunciare a una di queste mante per poter fare i punti vittoria dati da quell'obiettivo. Anche perché tutti possono andare a mettere la propria manta sull'obiettivo, però il primo che arriva meglio alloggia, perché fa più punti, e quindi è anche una corsa a riuscire a completare per primo gli obiettivi, anche perché la partita, uno dei termini di fine partita è quando un giocatore ha messo 4 delle sue mantine bellissime sui quattro obiettivi. È vero che ti depotenzi, però magari metti anche l'altro in condizione di dover accelerare, perché dici oddio, devo fare, che non ho ancora fatto niente. Molto bello, ma a me fa anche molto incazzare tantissimo, perché a me sapete che piacciono un sacco i giochi di combo. In questo gioco di combo ne fai veramente tante, nelle profondità oceaniche. E no, perché faccio questo, prendo questo, ho vinto, ciao. Ho finito. Ho chiuso e tu sei lì pronto per fare uno spatius di azioni il giro dopo, e l'altra cretina chiude in fretta, ma vabbè. Sarebbe attentivo. Ma il gioco, cioè nel regolamento c'è scritto, finisce così, oppure quando finisce il mazzetto del reclutamento dei personaggi, diciamo. E quindi io, sai, il gioco dice di fare, però non mi fai giocare, non si gioca, io guardo, ho fatto così, ho preso più carte, sono stato più bravo. No, perché tutto lì si perde, è bellissimo, effettivamente fa le combo, poi tiri sulla carta, faccio questo, è bellissimo, cioè veramente dà soddisfazione, però dà anche soddisfazione vedere la faccia dell'altro giocatore quando è lì che lo vedi che è pronto per fare uno spatus, come si dice qua da noi, e gli dispiace.
piace, caro. La parte definita è tutte quelle carte lì non le potrei mai conteggiare. I hate you. Vale ha detto bene, perché ti dà proprio soddisfazione giocarlo. È bello, è comunque un gioco fresco e veloce, perché poi nonostante ci siano tante possibilità, tante combo, tanti incastri da fare, tanti simboli che possono spesarti, però comunque è facile. Cioè tu al tuo turno giochi una delle carte che hai in mano e quella carta ti permette di fare una cosa. Sta poi a te riuscire a combinarla assieme ad altri effetti, ad altre combo, ai bonus delle mante, ai bonus che ti possono dare i territori con l'esplorazione, per riuscire a fare da quella singola azione un sacco di roba. Nemmeno a dirlo, oltre alle mantine piccoline sagomate bellissime, anche le illustrazioni sono fantastiche. Quindi, cioè, vedi questo blu, già ti rilassa, perché c'è tutto questo blu, ti rilassa. Poi anche i personaggi i territori, è rilassante, per quanto uno si arrabbi così, invece è molto... Cioè, proprio le illustrazioni rendono proprio bene anche il... Tipo, ogni personaggio è ben caratterizzato, non da quello fa. Sì, anche. Sì, sì. Sono proprio... È bello. Ultimissima cosa, ci sono anche delle varianti all'interno del gioco, in quanto quello che vi dicevamo prima, degli obiettivi, che quindi ti porta a giocare, comunque a cercare di soddisfare quei quattro obiettivi che sono prestampati sulla plancia prima degli altri, quindi magari impostarti il tuo gioco in un certo modo, ce ne sono tanti altri all'interno della scatola, altri gettoni fronte e retro, con cui andare a sostituire, modificare, cambiare uno, due, tre o anche tutti e quattro gli obiettivi che ci sono in gioco. E questo è molto figo, perché dopo qualche partita ti trovi veramente a dover ripensare come scegliere le carte da giocare, con che ordine e soprattutto quali carte nuove reclutare dal mazzetto di reclutamento. Questo perché ogni carta, anche a seconda dei quattro obiettivi che sono in gioco, è più o meno forte e ha più senso magari spendere un po' di più per prenderla prima degli altri, oppure un po' meno senso. E questo mi è piaciuto anche molto, perché comunque ti dà variabilità e riesci comunque anche dopo tante partite a dover riragionare un po' le tue strategie e non ti vai mai a fossilizzare magari su giocate simili o comunque giri di combo simili, proprio perché devi raggiungere scopi diversi. Quindi bello. Per me numero uno. Hai gesticato. Il nuovo put dell'estate, ragazzi. Sto pensando che oggi c'è qualcosa che non va, perché sono rimane che porta tu in felpa. Abbiamo poi giocato a Il Portale di Moltar, che grazie ad Altenda, che ci ha permesso di fare questa su Twitch l'apertura di questa Magic Box, quindi questo mega scatolone con tantissimi giochi dentro da scoprire e misteriosi, c'era anche questa scatolina con questo drago bianco che ricorda molto quello della storia infinita. Dice 2-5, 2-6 giocatori, quindi già quando vedo che da 2-5, 2-6 con 2 non gira bene. Invece, prima che Albi vi spieghi come si gioca, devo dire che in 2 ci siamo divertiti tantissimo, sì. Ci siamo fatti cattivare, ci siamo divertiti un sacco. Il gioco mi ha ricordato per alcuni versi un po' Splendor, in quanto noi al nostro turno prenderemo delle carte perla che hanno vari valori, oppure prenderemo dei personaggi, degli eroi per l'appunto, che metteremo sul nostro portale, sulla nostra plancia, e dovremo poi riuscire ad attivarli, quindi ottenerne sia il bonus che i punti vittoria che danno, spendendo una certa combinazione di perle. Per esempio, magari qualcuno ti può dire scarta perle che valgano 10, oppure scarta 3 perle 5, 6, 7. Atto di una certa sequenza, tutte pari, tutte dispari, insomma cose così. Una volta attivato il nostro eroe, noi ne abiliteremo il potere, che possono essere dei poteri immediati con cui vai anche a rompere le scatole agli altri giocatori, oppure dei poteri permanenti, che un po' come in Splendor alcuni di questi sono magari, che ne so, hai sempre a disposizione una perla che vale 2, per esempio, e quindi magari ti velocizza e ti aiuta ad acquistare altri eroi più in fretta. Anche qui le illustrazioni mi piacciono in particolar modo, perché non me ne sono accorta subito, perché ero presa dal gioco, però guardando bene le illustrazioni, essendo eroi, sono gli eroi che tutti noi conosciamo. Quindi c'è una Cappuccetto Rosso, c'è il Hansel e Gretel, c'è Gandalf dal Signore degli Anelli, c'è Bilbo, sempre il Signore degli Anelli, e ci metti un attimo a Barbie. Ma questo sembra un po' il gigante di... Ma questo è Groot. Sì. Io sono Groot. Io sono Groot. Esatto. E quindi mi è piaciuto.
piaciuta particolarmente questa cosa, perché sono poi disegnati a mo' di eroi che vanno a sconfiggere e combattere E concludiamo la nostra settimana ludica parlandovi di Garden Guerrilla. Anche questa era dentro la box misteriosa di Daltenda, titolo proprio di Daltenda, e questo vale la, come l'ha visto, l'ha voluto subito aprire, ha voluto subito provare, perché nel gioco noi abbiamo una manipolo di insetti che devono andare a conquistare nel giardino, combattere questa guerra, cercando di sconfiggere gli insetti degli altri giocatori e quelli che sono già all'interno del giardino. Per farlo noi useremo le nostre carte e le, a seconda di come indicato sulla carta, le dobbiamo o far cadere sul tavolo o posizionare, o magari doverle lanciare per farle atterrare in certe posizioni del tavolo, perché poi una volta atterrata l'insetto si attiva e spara o colpisce in varie direzioni, in vari modi, ognuno diverso, per seccare gli altri insetti. Cosa più importante che Albi non ha detto è il setup del gioco, perché noi abbiamo i funghi così in 3D, quindi in cartoncino da montare, e anche cespuglietti, quindi c'è anche tu, ti crei tu il tuo prato, e poi vabbè la mia mira che adesso vado lì e ti prendo due insetti con un colpo, miri e poi la carta va dall'altra parte completamente, vabbè ma quello è un problema mio. Johnny. Il gioco è molto divertente, io provandolo mi sono proprio immaginato di vedere a una fiera persone che giocano gioco, oppure in un'associazione, un qualche evento, è un gioco che comunque si presta a cattura l'occhio e è bello anche un po' da far cacciare attorno al tavolo. Noi l'abbiamo giocato in due, forse in due ti trovi un po' nella situazione di ok, io lancio, ho preso quella, tocca a me, lancio, ti prendo io la tua e quindi ti insegui un pochino, diciamo, però invece sicuramente in più giocatori. Sì, in tre o quattro giocatori rende sicuramente meglio, perché anche proprio il disporsi meglio, nascosti dalle siepi, dai funghi, ti riesci anche forse un pochino di più a gestire questo aspetto che in due giocatori invece si perde un po'. Molto simpatico, divertente, le illustrazioni sono divertenti. Immaginato veramente per un'associazione, secondo me, se avete un'associazione, ora che si spera si possa anche ripartire a giocare un po' più assieme, fateci un pensiero perché è divertente. Finisce così la nostra settimana ludica, ma prima di salutarvi, come sempre, vi ricordiamo che lunedì è uscito il gameplay di Acquatica, quindi se ve lo siete persi, volete vedere chi meglio ha gestito le profondità oceaniche, andate a recuperare. E mercoledì è uscito il gameplay che state vedendo in questo momento, la cover in sovraimpressione, lo trovate linkato anche nelle schede, che noi non sappiamo qual è perché lo stanno scegliendo i nostri Patreon in questo momento mentre noi registriamo, e il sondaggio che gli ho fatto si chiuderà tra un paio di giorni, quindi non lo sappiamo noi. Surprise per noi. Però ne abbiamo di più pronti e quindi sceglieranno loro quale pubblicare. Noi come sempre vi ringraziamo, lasciateci un bel like, lasciateci un commento per farci sapere quale dei giochi di cui vi abbiamo parlato vi interessa di più. Come sempre, qui a Casa Giullari si gioca per giocare, i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao!